un'atmosfera gelida di abbandono pesò su questo borgo per lunghi anni, come una muta irrisione al nome augurale col quale era stato battezzato, Fertilia. Esso doveva costituire il centro della vasta opera di bonifica intrapresa allora nella Nurra, ma la guerra paralizzò l'opera e questi edifici rimasero deserti. Accanto a questo borgo erano sorte case coloniche ed erano stati assegnati i poderi, ma anche qui il programma si arrestò nella fase iniziale. Nel frattempo, il numero dei componenti delle famiglie coloniche era cresciuto, ma figli e nipoti dovettero continuare ad attingere ogni risorsa da quell'unico pezzo di terra concesso ai primi assegnatari, ormai insufficiente a soddisfare le cresciute esigenze. Un giorno Fertilia parve a Narsi. Non vi giunsero pionieri ma profughi, i profughi giuliani, sospinti qui a ritrovare il lembo di patria che ad essi era stato sottratto. Un difficile adattamento si presentava per essi. Il destino di tante famiglie non poteva essere garantito soltanto dalla sicurezza di una casa. Si presentava urgente il problema dell'occupazione di persone valide, che chiedevano di poter guadagnare il pane per sé e per le loro famiglie. Fertilia è situata vicino al mare e fu facile illudersi che esso potesse offrire un'occasione di lavoro. Poi fu altrettanto facile disilludersi. Da Fertilia la vista di Alghero appare sempre chiara. Alghero ha un porto ampio e sicuro e una sua flotta di barche. Fertilia era un borgo destinato all'agricoltura. Era inutile cercarvi un porto. Quei pochi fra i profughi che con mezzi inadeguati tentavano la via del mare dovevano accontentarsi di magre e stentate pesche che mal ripagavano il prezzo del sacrificio. D'altra parte era perfino assurdo pensare che tra Fertilia e Alghero potesse stabilirsi una seria concorrenza. Così anche la vita che pareva animare il borgo nascondeva una propria ansia, strana situazione di una comunità di uomini stretti fra l'ostilità del mare e quella non meno ingrata della terra. Una terra non loro, la cui vastità e abbandono sembravano solo attendere braccia valide e buona volontà di uomini. I profughi si trovavano come asserragliati dentro il perimetro del borgo che li ospitava, costretti a vivere con il magro sussidio assegnato dallo Stato. Essi misuravano nell'inerzia il lento trascorrere del tempo. Soltanto con la costituzione dell'ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, il problema dei profughi giuliani, come del resto quello di tutta la popolazione bracciantile sarda, poté essere avviato verso una radicale soluzione. Gli abitanti di Fertilia
insieme ai braccianti di tutti i centri limitrofi della Nurra, possono nuovamente guardare a un avvenire. Nella Nurra oggi essi hanno trovato una prima occupazione. Chiamati a un comune lavoro, si è già stabilita fra Giuliani e Sardi quella profonda comprensione per cui un giorno dovranno riconoscersi, oltre che italiani, corregionali. È nata una comunità di uomini nuovi che si riconoscono nel lavoro, che collaborano con l'ente a preparare quei terreni che essi sapranno apprezzare ancora di più quando ne saranno i proprietari. Spietrificare un terreno, sradicarne i cespugli, è come ritrovare il volto amico della terra o, se vogliamo, scoprirne il suo seno prolifico. Tecnici e le macchine non sarebbero sufficienti se mancasse la presenza di altri uomini, il cui lavoro completa, perfeziona e porta sapientemente a termine l'opera di grande disgrossamento compiuta dai mezzi meccanici. Pietre ammassate e ordinate in grossi cumuli, ancora per poco comporranno nella distesa dei campi una visione geometrica. La loro destinazione è già stata disposta. Esse che furono per millenni su queste terre i segni della desolazione e dell'aridità, vengono richiamate a dimostrare una utilità che nessun solitario pastore o contadino della Nurra si sarebbe mai sognata. Quasi ritrovando l'esatta collocazione per cui vennero create, da pietre d'inciampo divengono pietre angolari di nuovi centri di vita, testimonianza visibile di intelligenza e operosità umane rivolte all'attuazione di un avvenire migliore.